La Giunta regionale adotti ogni iniziativa utile insieme alle forze istituzionali e sociali di Terni per contrastare il business plan avanzato da ThyssenKrupp e per promuovere una forte iniziativa di mobilitazione di tutta la comunità umbra per rimuovere la proposta di Thyssen, indurla a presentare un vero piano industriale che sostanzi le condizioni di sostenibilità delle produzioni del polo siderurgico di Terni. E questa è una delle richieste contenute nella mozione sottoscritta da tutti i gruppi consiliari ed approvata all'unanimità dall'Assemblea legislativa dell'Umbria. La mozione auspica un ruolo attivo dell'esecutivo nazionale, che dovrebbe svolgere un ruolo deciso e decisivo nel confronto in atto con ThyssenKrupp, garantendo un negoziato che assicuri un'unica sede di trattativa e il pieno e contestuale coinvolgimento di tutti i soggetti sociali e istituzionali interessati. Inoltre un intervento presso la comunità europea per richiamare Thyssen al rispetto degli impegni su investimenti, competitività e concorrenza che la Commissione europea gli ha formalmente richiesto al momento del perfezionamento dell'operazione di riacquisizione di AST. La mozione approvata è integrato, dopo alcuni interventi e una pausa che ha portato alla condivisione di tutti i firmatari, la proposta inizialmente avanzata da Damiano Stufara di Rifondazione Comunista, poi parzialmente modificata, che prevede l'attivazione di tutti i percorsi e l'utilizzo di tutti gli strumenti di politica industriale a disposizione, ivi compreso, laddove se ne riscontrasse l'utilità, l'utilizzo del Fondo Strategico Italiano per garantire la competitività del sito integrato di Terni e il mantenimento dei livelli occupazionali.